Dio che è benedetto nei secoli ci conceda di essere in comunione gli uni con gli altri, secondo la sapienza del suo Spirito, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Il Signore ci dà energie perché lo serviamo con gioia. Aiutiamo i nostri fratelli e, sottomettendo il nostro corpo alla sua legge, ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, fra una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ecco questa munizione del rito della benedizione degli sportivi ci fa riflettere su un fatto molto importante: il significato che lo sport, l'esercizio fisico e il tempo libero devono avere nella nostra vita. Servono per fortificarci. Allenarsi per una partita costantemente è una fatica, no? È un allenamento fisico che ci rende più forti. Così c'è anche l'allenamento spirituale nell'esercizio del bene. Quando si diceva una volta, lo diciamo ancora, di fare un violetto, molte volte veniva inteso così, non veniva preso in considerazione. Fare un violetto significa fare un'azione che ci fa forza alla nostra volontà, e quindi ci abituiamo a diventare forti. E allora lo sport, l'esercizio, ci deve far diventare forti per aprirci agli altri. E allora, ecco, io mi congratulo con chi ho questo gambetto. È bello veramente che i ragazzi della zona, quindi Tembalta, possano incontrarsi. Allora, quello che voglio dire è che la benedizione deve servire a questo, a farci riflettere sull'impegno nostro, cioè ritrovarsi qui per l'esercizio fisico, per allenarsi, per stare insieme, è un fatto importantissimo. E allora cercate di mantenere sempre alto il tono, come dire, dello sport, dell'esercizio. Assistiamo a volte a cose un poco penose che ci fanno soffrire, soprattutto anche in occasione di manifestazioni sportive, e molte volte si arrivano a scene violente. Ecco, quando c'è una competizione può capitare pure qualcosa, qualche sgarbo, però se una persona veramente sportiva diventa di fronte a uno sgarbo deve essere magnanimo. Cioè superarlo con la fraternità, con la comprensione. E allora, ecco, non si tratta solo, è bello avere uno spazio dove esercitarsi fisicamente, ma questo spazio deve anche servire a esercitarci moralmente e spiritualmente, per far crescere sempre più la fraternità, la solidarietà e l'apertura verso gli altri. E allora, benedicendo questo campo, ecco, vogliamo chiedere questo al Signore. E poi un'altra cosa, è bello che so che volete intitolarlo il torneo, volete intitolarlo a Serena. Ecco, questo anche è un, come dire, è un gesto delicato d'animo, e anche il pensiero di questo deve impegnare sempre di più a vivere lo sport veramente come un esercizio di allenamento del bene. Signore Gesù, nostra gioia e nostra forza, chiama a sé tutti gli affaticati e gli oppressi, perché nella sua amicizia attingiamo fiducia e vigore. Diciamo insieme: attiraci a te, Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue. Preghiamo: attiraci a te, Signore. Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti. Preghiamo: attiraci a te, Signore. Tu sei passato sulle strade del
sulle nostre strade, beneficando e sanando tutti, preghiamo, attiraci a te, o Signore. Tu stabilisci nel comandamento dell'amore la sorgente della pace, preghiamo, attiraci a te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia alle fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito, e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questo spazio destinato ad attività recreative accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovono la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci unisce, che ci sostiene, e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prima dell'applauso e prima di ascoltare il vice sindaco, vorrei fare una raccomandazione, forse superflua: divertitevi, organizzatevi, fate i tornei, però vorrei ricordare che sono alcune circostanze, per esempio dell'anno, non so, Natale, Pasqua, le Palme, delle feste particolari, che mettono la partita. Se fossimo più sensibili, ecco, voi ragazzi, molti bambini e cadetti dicono: è un mister, ha messo la partita, ha messo tanto catechismo. E dico: ma voi che siete, dovete pretendere pure, così le mamme pretendere, ci sono momenti per lo sport e momenti per... allora dobbiamo rispettare queste cose, altrimenti che cristiani siamo? E se possiamo andarci in chiesa, ci andiamo, se tutte le altre occupazioni sono importanti, quelle no. Allora avere questa attenzione, che in momenti particolari non si gioca, a meno che non sia proprio un caso particolare, per carità. Va bene? Ascoltiamo. Buonasera a tutti, scusate ma devo fare un po' di storia. Allora, grazie della vostra presenza, grazie a Don Cosimo, che si rende sempre disponibile. Complimenti ai ragazzi di aver organizzato il torneo, soprattutto di averlo dedicato alla piccola Serena. Scusate, mi corre l'obbligo di fare sommariamente la cronistoria che ha portato alla realizzazione di questo torneo. Ragazzi di Tempalta hanno giocato e giocavano a pallone in mezzo alla strada, come facevo io 50 anni fa. Una persona di Tommaso Giuliani, qui presente, abbiamo colto al volo il bando regionale per la realizzazione di campetti polivalenti, con partecipazione alla spesa di fondi comunali. È stato redatto un progetto compatibile con l'area disponibile
di importo pari a quello messo a bando. Una volta avuto l'approvazione del progetto, insieme ai ragazzi ci siamo chiesti della possibilità di realizzare un campetto più grande di quello progettato. Ma non si disponeva di due cose essenziali: il terreno e una cospicua somma di denaro da aggiungere a quella originaria. Armati di tanta volontà e della convinzione della partecipazione di imprese, di cittadini della nostra comunità, siamo partiti per il coinvolgimento degli stessi. Hanno risposto tutti positivamente. Ed è stato per questo che mi corre l'obbligo di ringraziarli pubblicamente, sperando di non dimenticare nessuno. Sono parecchi, purtroppo li devo elencare e mi fa piacere. Si è partiti dalla cosa fondamentale, disponibilità del terreno, cosa non facile, perché non era nella scuola più della metà di questo terreno. Sicuro della bontà e dell'altruismo della proprietaria Maria Grazia De Rosa, mi dispiace, non è presente questa sera. Ho chiesto ed ottenuto tale disponibilità. Grazie Maria Grazia, scusa Maria Grazia, non te l'avevo vista prima. Grazie Donino, grazie. La ditta Carmine De Rosa. La ditta Carmine De Rosa da Carretello, affidataria dei lavori, persona capace e meticolosa, con tanta inventiva. Purtroppo, ad ora, per i lavori effettuati, ha ricevuto solo un acconto. Carmine, al più presto sarei pagato. Nonché il suo collaboratore Pietro Lettieri, mio amico nemico, mi spiego, amico da sempre, nemico per i 30 giorni che precedono ogni tornata elettorale. Non perché è candidato, ma solo perché crede ancora in un politico del nostro territorio. Mi spiego, ormai in disuso. Grazie Carmine, grazie Pietro. Tonino De Rosa, Uconza Os. Tonino, spero che ci sia, sei stato invitato. Grazie. Ha provveduto a fare tutti gli scavi, portando il rifiuto e il terreno di su, e risulta. E ha fornito il pietrame per la realizzazione del sottofondo del campetto, il tutto senza alcuna ricompensa. Grazie Donino. L'architetto Luca Mancino non è presente. Dato all'impresa tutto il supporto tecnico, originale, dovete sapere, è la metà dell'attuato, senza scavi, senza muri di contenimento. Ha provveduto alla scelta del bando erboso e ogni altro accorgimento tecnico necessario. Quando non era presente, era in filo diretto con l'impresa, Carmine lo sa, il tutto senza un euro. Grazie Luca. Mi dispiace, mi ho invitato, ha prestato la sua opera con escavatore per la realizzazione degli scavi per la fondamenta e la stesura del materiale dei vari strati del sottofondo. Grazie Mimmo. Ingegnere Salvatore Pinto. Salvatore, non ci sei. Ha provveduto personalmente con la sua macchina rullatrice a rullare i vari strati del sottofondo. Grazie Salvatore. La ditta Delphic, nella persona di Vittorio De Rosa, ha fornito e installato tutto il materiale per realizzazione dell'impianto di illuminazione. Ha fornito la rete metallica con i relativi sostegni e la realizzazione della recinzione e la rete plastificata per la copertura, nonché i tubi di drenaggio e scolo delle acque. Grazie alla Derby. Grazie a tutti. Sembra strano, devo ringraziare anche Giovanni Santomau, anche se sembra un po' cattivo, ma è buono, buonissimo. Per due giorni ha provveduto un autocarro a portare a rifiuto parte del terreno di risulta. Grazie Giovanni. Penso di non aver dimenticato nessuno, è stata veramente una grande solidarietà. Questa partecipazione e questa disponibilità di tante persone mi rendono felice di far parte dell'amministrazione della nostra cittadina, soprattutto in questo periodo di crisi economica, in cui l'amministrazione
è vista come l'amministratore è visto come colui che impone tasse e chiede sacrifici ai cittadini. Gli rivolge un appello e un invito a tutti i partecipanti al torneo affinché questi eventi siano momenti di aggregazione, solidarietà e fratellanza, e non momenti di prevaricazione e di atti ignobili, come purtroppo, lo devo riferire, mi dispiace, si sono verificati in occasione dei giochi di Santa Simforosa e del torneo di calcio terminato il 15/7/2013 sul campo di Rocca d'Aspide. Non voglio, mi dispiace che si possano verificarsi atti del genere. E infine devo ringraziare chi si è adoperato, non per il campetto, per allestire un buffet a cui siamo tutti invitati. E ho solo i nomi di Sonia Santomauro e il panificio Barrella. Sicuramente ci sono altri che hanno partecipato. Me ne scuso e vi ringrazio vivamente. Scusate la lungaggine, ma lo devo fare, mi correva l'obbligo di farlo. Fernando, vuoi dire qualcosa? Passo la parola a Fernando, assessore. Buonasera a tutti, e quindi che dopo quelle tutte le belle che ha usato già il vice sindaco c'è poco da dire, soltanto un sottolineare un aspetto. In tutto quello che ha detto il vice sindaco ho notato qualcosa, la copartecipazione di tutti. Mi auguro che non ci siamo fatti i debiti fuori bilancio, perché questo è di dopo. Ok, auguriamoci questo. Per dire che quando in una comunità si vuole organizzare qualcosa, si vuole fare qualcosa con poco, con il contributo di tutti, si riesce. Questa ne è una. È un esempio e ce ne sono tanti. Io stamattina mi trovavo al comune, una signora che è originaria di Rocca d'Aspide dice ma questi giovani di Rocca d'Aspide? No, assolutamente, questi giovani negli ultimi anni, soprattutto i giovani, io intendo giovani dai 15 anni agli ultra 30 anni, anche perché lo supera da tanto tempo, questi ragazzi sanno cooperare, sanno organizzare le cose, sanno stare insieme e sanno fare tantissimo volontariato. Con la dimostrazione dello sport, ma anche con quello che sarà l'evento che da qui a pochi giorni ci sarà nella nostra città, con le notti dell'Aspide, dove ha visto la partecipazione quest'anno di tutti i giovani del centro abitato e di tutte quante le frazioni. Per cui l'augurio è quello di continuare ancora una volta sulla cooperazione, sulla capacità e la bravura di tutti quanti noi di stare insieme e di cogliere le occasioni più positive per la nostra città. Grazie, buonasera, buon divertimento. C'è la Paio Pingolo che deve dire qualcosa. Buonasera a tutti. Grazie di essere qui presenti, sono emozionato come parte dei miei amici. Vi ringrazio a nome di tutti. Facciamo qualche ringraziamento iniziando praticamente dall'amministrazione comunale. Che si è prodigata sia per la costruzione di questo bellissimo per noi impianto sportivo, a tutte le imprese che hanno partecipato, come ha già ringraziato il nostro vice sindaco. Per di più ringrazio gli organizzatori, a partire da Roberto De Rosa, Cosimo Santomauro e Vito Chirico. La vostra qui è una bella presenza, si respira una bella aria e noi siamo felici di questo e cerchiamo di onorare questa manifestazione e questo torneo calcistico. E ci tengo fortemente quindi a ringraziare gli organizzatori e a fare qualche cenno storico, perché come ha già sottolineato il nostro vice sindaco, noi detto in parole povere giocavamo praticamente nei borghi di Tempalte, in mezzo alle strade, di casino abbiamo combinato. E quindi praticamente era un nostro sogno avere finalmente un impianto sportivo per porre in essere le nostre cosiddette gesta calcistiche praticamente, e quindi ora questo sogno si è realizzato, senza esagerazione, per noi era un sogno, quindi tendo a sottolinearlo fortemente insomma. E l'altra cosa importante, il torneo, perché è dedicato a vi chiedo scusa, però scusate, è dedicato a un piccolo Angelo che ci ha lasciato un po' di tempo fa, prematuramente, la piccola Serena.
Carmino Cosimo per prima lo striscione, cioè. Vogliamo fare un'importante esibizione un attimino. Cosimo. Eccola la consegna di una targa in nome di Serena, quindi la denominazione di questo torneo. Niente, quindi sì, per il primo memorial Serena Santomauro, finché ricordo formi il voto dell'assenza, la famiglia Santomauro. Andiamo a precisare che cercheremo di onorare al meglio questo torneo, non interesserà vincere, ma vincere insomma nell'organizzazione, perché ci farà piacere ospitare tutte le squadre, come noi nel tempo e negli anni passati siamo stati ospitati, quindi negli altri posti e negli altri campi. E grazie per la presenza, in bocca al lupo a tutte le squadre, scusate l'emozione, ma ci tenevamo. Quindi un in bocca al lupo a tutte le squadre e spero di vedere la presenza di tutte queste persone per tutto il resto del torneo, che si fermerà solo per 3 giorni nell'occorrenza delle notti dell'Aspide, come già sottolineato il nostro assessore Mura. Un grazie a tutta l'amministrazione comunale, in bocca al lupo. E poi magari dopo, come sottolineato dice sindaco, ci sarà il buffet per onorare l'inaugurazione del campo sportivo. Noi diamo inizio alle danze praticamente. Allora, signori, potete accomodarvi al buffet, grazie. Accomodatevi pure.